나하롱놀자 안녕. 안녕 하이. 니하오 Konnichiwa! Bentornati, diciamo la nostra lingua che forse è ciao la più bella del mondo. Io sono Annalisa, ragazzi. Noi e io sono Valentina siamo le vostre Ambial sisters. Sisters. Siamo tornati oggi con che cosa, sorella? Prego. Allora, siamo tornati con un live. Vive. Esatto, Vive, vive. di un gruppo che allora sinceramente io non seguo, non lo seguo. Bello. Conosco praticamente solo questa canzone. Pensa a te. Esatto, Vabbè. perché negli altri video precedenti, se ci avete seguito, io l'ho detto che almeno per il momento non ho alcuna voglia di scoprire altri gruppi, imparare altri nomi, non ho voglia, non ho voglia. Mamma mia. Però questa canzone l'ho sentita qualche mese fa girando i canali tramite Sky, tramite Arirang, o la KBS World, non mi ricordo quale dei due canali coreani che riesco a prendere con Sky, però l'ho Vabbè. beccata e mi è rimasta in testa da subito, quindi sono andata a cercare il video musicale, ma conosco solo questa canzone. Io il gruppo non lo seguo e conosco solo il nome di un membro che è il mio preferito. Molto Gli bene. altri non ne ho la minima idea. Pensate io allora, Quindi come al solito. andremo con la visione Di? dei Cross Jin. Cross Jin, e il nome si chiama Play With Me. Vediamo se ho... No, già. Giochiamo con loro, La dai. canzone la conosco, molto bella. La coreografia anche la conosco, ma non ho mai visto nessun live. Però ci tenevo a far sentire la canzone a mia sorella perché lei ama molto le canzoni un po' dance disco pop, quindi Yes. spero che le piaccia e poi volevo giustamente farle vedere quell'unico membro che conosco e che mi piace, che è Takuya. Chi lo ama insieme a me, Takuya? Giapponese? No, è coreano che io sappia, però Takuya. non so perché ha il nome giapponese, poi non vorrei dire una balla, magari mi sono appena fatta la figura di Melma ed è giapponese, però che io sappia no, è coreano, poi non lo so. Vedremo, appureremo così eviteremo queste figure da Esatto. cioccolataio. Ok, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Sanmin, Shin, Seyeon, Takuya. Finiti. 4 sono? Comeback, pure un comeback questo. Cioè, noi la prima volta che lo Di vediamo ed è chissà anche un quando. comeback. Di chissà quando. Ah, sono in 5, non 4. Molto bene. Ce n'è uno che deve andare a fare una rapina da qualche parte? No, credo che non sia il vero membro, credo sia un altro ballerino e il vero membro non ci sia. Ah. Ah, quindi giustamente A non può volte fare. capita, sì. Ah. Sono rimasto e ho detto, ma ce n'è uno in cappuccio. Ho detto, cos'è? Adoro questa canzone. Ciao Takuya. Qual è il Takuya? In mezzo. Lui. In effetti mi sa di giapponese, eh? Non vorrei Dici? dirti. Sì. Va Da bene, allora mi lineamenti. sono fatta la figura di Melma, allora. No, ma guardalo, magari mi sbaglio io, dato che tu sei molto più Ma ferrata di me rispetto, cioè voglio dire, da molti più anni. Però guarda lui ad esempio e guarda questo Takuya quando lo inquadrano. La fisionomia è diversa, è dalla faccia. Quindi secondo me è proprio giapponese, veramente. Guarda già. Cosa fanno qui?
questo non mi sembra coreano. Io ci giocherai con loro. Bella questa canzone, bella, bella, mi piace, bello, mio Takuya, bello, bello. E per quanto riguarda il membro con la maschera, dicevo, stavo spiegando a mia sorella che a volte può succedere che magari quel membro che manca si sarà infortunato e non hanno avuto magari il tempo di... impiazzarlo? No, il tempo di... e rielaborare la coreografia con un membro in meno, e quindi mettono solitamente un ballerino di fila con una maschera per non farlo vedere in faccia, perché comunque non fa parte del gruppo. È successo anche con gli EXO, i Super Junior, a volte può capitare che magari ci si infortuna a pochi giorni dall'esibizione e non si ha il tempo di modificare la coreografia in modo da metterla a posto con un membro in meno. Magari stava male, aveva preso l'influenza, non poteva. Probabile, non saprei. Allora, te sappiamo che a quanto pare ti piace. Sì, io adoro questa canzone. L'unica cosa che sono riuscita a pensare è: ma come finisce? No. Oh, sarò. Mi dispiace deludere mia sorella che ci ha pensato così tanto per farmi piacere, ma anche no. Anche no. Non ne ho trovato uno carino che possa piacermi. Forse quello mascherato. Non so perché non l'ho visto in faccia, ma. No, non mi ha fatto impazzire né la canzone né la coreografia. Ragazzi, né se ci sputo in un occhio in questo momento, voi siete dalla mia parte o no? No, perché vorrei tanto farlo in questo momento. Comunque, guarda, non ho parole. Merita solo che salutiamo e basta. Chiudiamo qua perché sono veramente offesa di questa cosa. Proprio non mi va. Cioè vabbè. No, non voglio commentare. Takuya, ti amo. Salutiamo e basta. Alla prossima. Indifferenza.